comincio con parlarvi di statistiche e di distribuzione dei dati. In particolare, tutti i dati con i quali uno scienziato che ha a che fare con l'ambiente, in particolare un isologo, sono dati molto variabili nel tempo e generalmente questi costituiscono un campione di dati di un certo fenomeno che si pensa possa essere descritto da un certo insieme di valori, per esempio l'altezza di precipitazioni in un certo luogo. L'idea astratta, diciamo, di tutto il sistema di dati che si possono produrre per quel particolare fenomeno si chiama popolazione. Quindi noi abbiamo un campione e dobbiamo dedurre informazioni sulla popolazione che poi ci servono per che cosa? Per prevedere il futuro o per un futuro che può essere realistico oppure può essere in qualche modo progettuale, quindi prescritto dalle norme, per esempio se voi siete chiamati a progettare delle opere o comunque ad implementare delle azioni. Le statistiche sono delle grandezze che vengono ottenute a partire da questi dati. Il campione è noto, la popolazione è sconosciuta. Il primo modo, la prima analisi statistica che voi fate sui dati è la loro rappresentazione. Per esempio qui vedete due forme di rappresentazione degli stessi dati che rappresentano le temperature misurate a Bergen in una serie di anni, sono temperature mensili dal 1860 al 2000. Quella che vedete rappresentata sopra si chiama serie temporale, cioè una sequenza di dati che viene misurata nel tempo. Questo è, vorrei dire, il paradigma dei dati che un idrologo gestisce, una serie temporale di dati, cioè dei dati che cambiano nel tempo in funzione di certe variabili. Come vedete, questi dati sono molto irregolari. Certamente si possono distinguere delle forme di regolarità attraverso alcuni tipi di analisi su questi dati, però il primo dato è che comunque sono molto irregolari. Proprio per questo noi li trattiamo come attraverso strumenti statistici e non attraverso l'interpolazione, per esempio con curve in qualche modo continue, come quelle di cui abbiamo a che fare con nell'analisi 1. Una seconda rappresentazione dei medesimi dati è assegnata qui sotto, e qui sotto è quello che voi da tantissimo tempo conoscete essere un istogramma. Nell'istogramma che cosa ho fatto? Ho raggruppato le temperature che stanno in ordinate in varie classi e ho contato il numero di misure che io ho fatto in ciascuna classe, quindi ottengo questo tipo di curva in cui dopo il nostro occhio regolato alla regolarità di interpolare, di questo parleremo in seguito, e comunque già questa è un'interpretazione dei nostri dati. Queste due forme non sono le uniche forme di analisi e interpretazione dei dati che noi abbiamo, ne abbiamo molto altre. Una che, di cui senz'altro avete sentito parlare è l'analisi dello spazio di Fourier. L'analisi dello spazio di Fourier, vi ricordo, è il modo in cui una certa funzione può essere rappresentata come una serie di seni e coseni, cioè di funzioni cicliche. E così, per esempio, sarebbe interessante analizzare i dati precedenti che io vi ho mostrato, però io non ho i dati solo presso le fotografie, ma con altri si potrebbe fare, per manifestare, per esempio,
se sono presenti delle ciclicità. Nei dati di temperatura è naturale che siano presenti delle ciclicità, perché dalle conoscenze che noi abbiamo, anche dal punto di vista qualitativo, non quantificate, noi sappiamo che le temperature sono funzione delle stagioni e degli eventi meteorologici. La Terra gira intorno al Sole e quindi le stagioni si ripetono, gli andamenti di temperatura si ripetono negli anni, quindi se noi li analizzassimo attraverso questo tipo di analisi osserveremo probabilmente delle ciclicità. Alcune ci aspettiamo come questa legata all'anno e altre che magari ci aspettiamo di meno, che sono legate alla dinamica più complessa che avviene in atmosfera. Le procedure che hanno a che fare con la determinazione delle caratteristiche quantitative della popolazione a partire dai dati si chiamano inferenza statistica. Nel caso dell'inferenza statistica spesso si assume che i nostri dati possano essere campionati a caso. Campionati a caso è una parola non banale. Noi sappiamo che esistono degli eventi che sono causali, nel senso che se io spingo il vostro collega qui, adesso lui scrive storto, c'è una causa ed un effetto. Casuali è quando si registrano alcune situazioni che apparentemente non sono riconducibili né ad alcune cause, quindi da leggi fisiche, senza leggi, né ad alcuni algoritmi, perché alcune cose le potremmo esprimere con delle leggi fatte con equazione, altre semplicemente con algoritmi. Il fatto che questo tipo di eventi, di cose esista, cioè la casualità, non è così banale da dimostrare. Comunque, a volte i fenomeni sono abbastanza complicati da risultare ad un'analisi così di primo acchito casuali, non causali. Causali e casuali, le due parole hanno un significato praticamente opposto, anche se basta una permutazione di due lettere per ottenerle. Un elemento importante è la distribuzione campionaria. Quando prima vi ho mostrato l'istogramma, quello che avevo ottenuto era una forma della distribuzione empirica dei dati. Questa si chiama distribuzione campionaria. Sulla distribuzione campionaria noi possiamo calcolare certe statistiche. Idealmente noi possiamo pensare di ottenere queste statistiche da una ripetizione infinita di misure. Questo concetto è importante per il raggiungimento, per l'ottenimento di alcuni teoremi, di alcuni enunciati sulla natura delle cose che facciamo in statistica. Anche se non è sempre così, perché io non ho per esempio una seconda terra o infinite terre per ripetere un esperimento idrologico. Gli esperimenti idrologici, l'idrologia è una scienza quantitativa, però spesso non può fare quello che fece Galilei, l'idrologo non può costruire il suo esperimento, se non in alcuni limitati casi il laboratorio può tentare di riprodurre alcune situazioni, ma in genere l'idrologo registra delle misure, tenta di scoprire quali sono i fattori che sono concorrenti a formare quelle misure che sono state ottenute e cerca di interpretarle in un quadro comunque quantitativo. Siamo galileiani con qualche problema. La possibilità di poter ripetere queste misure è un elemento fondamentale. Allora, come sono i nostri dati? Beh, generalmente noi quando abbiamo una serie di dati abbiamo un insieme generalmente finito di misure, per esempio qui H1, HN potrebbero essere misure di altezza di precipitazione.
fatte in un punto. Assegnato questo insieme, posso costruire una nuova serie, che qui ho chiamato H cappello, in cui ordino gli elementi in modo crescente, cioè H cappello 1 è minore di H cappello 2, minore di H cappello 3 è minore, eccetera, 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 dal più piccolo al più grande. A questo punto che cosa faccio? Posso costruire questa che chiamo cumulative distribution function empirical, empirical cumulative distribution function, la distribuzione empirica dei dati. Questa distribuzione, poi vi spiego come è fatto l'algoritmo, che in realtà è molto semplice, è più difficile la formula, è semplice anche la formula, ma può sembrare ostica alla prima lettura, è una rappresentazione dello stesso concetto che prima vi avevo rappresentato attraverso un istogramma, con un elemento di arbitrarietà in meno, perché nell'istogramma, quando io l'ho disegnato, ho scelto la larghezza delle scatole entro cui andavo a contare quanti elementi c'erano, cioè per esempio nella temperatura tra 10 e 12 gradi ho contato, che ne so, 50 misure. Però il fatto di aver scelto l'intervallo tra 10 e 12 gradi è un aspetto arbitrario che ho scelto io. Qui invece semplicemente vado, mi posiziono in una posizione, per esempio nella prima posizione, e conto quanti elementi ci sono prima della prima posizione o nella prima posizione, un elemento. Nella seconda posizione ho quanti? Due elementi prima di questo, è quello che faccio qui con questa sommatoria qua. All'ennesima posizione ho n elementi prima, divido tutto per n e ottengo un numero compreso tra 0 e 1, che è rappresentato nella slide successiva, e questa appunto si chiama empirical cumulative distribution function. Ogni piccolo cerchio corrisponde ad una misura, la funzione empirica varia tra 0 e 1. Questa è la misura inferiore, 19,7 mm di precipitazione, questa è la misura più grande, 87 mm di precipitazione. Questo è un insieme di dati che vedremo già giovedì e si chiama anche frequenza di non superamento empirica, naturalmente. Quando abbiamo a disposizione una di queste curve, che cosa possiamo fare? Beh, possiamo porci per esempio la domanda di dire quanti di questi punti, qual è il valore di altezza di precipitazione rispetto al quale metà dei punti stanno a sinistra, cioè sono inferiori di quel valore, e metà dei punti sono a destra, cioè hanno un valore più grande di quell'elemento. Questo si chiama 0,5 quantile o mediano. Questa curva che ho disegnata, l'ho disegnata in modo che, interpolandola, proprio magari con dei segmenti interpolandola, non scegliendo una curva che ci passi attraverso, questo è un concetto che comunque sarà importante per noi, ma che richiede alcune altre precisazioni. Interpolando questa curva posso pensare, questa curva qua mi dà una relazione più univoca tra l'altezza di precipitazione e questo spazio nell'intervallo 0,1. Se la relazione è più univoca la posso invertire, quindi posso considerare l'inverso della curva empirica di distribuzione. Entro qui ed esco qui. Questa è la mediana, questo valore di H, che sarà per esempio 37 mm di precipitazione. Non sono sicuro, dopo andremo a vederlo. La stessa operazione si può ripetere con altri elementi che si chiamano quartili. Per esempio posso considerare il quartile superiore, cioè il fatto che la frazione che abbia il 75% dei dati al di sotto di un certo dato, scusate qui, e il 25% più in alto. Oppure
lo 0,25 quantile, sempre interpretato nello stesso modo, il 25% dei dati sta a sinistra e il 75% dei dati a destra. Questi, in particolare, il quartile, lo 0,25 quantile si chiama quartile inferiore, lo 0,75 quartile si chiama quartile superiore. La stessa distribuzione di dati qui la posso rappresentare con questo diagramma a scatola, o box diagram in inglese, dove l'elemento a sinistra della scatola, in questo caso, naturalmente voi queste scatole potete rappresentare anche girate di 90 gradi rispetto a così in altri, le vedremo in altri grafici. Questo è il quartile inferiore, quello centrale è la mediana, quello a destra è il quartile superiore. Ci sono due altri elementi che sono baffi di questa distribuzione e rappresentano una stima che, rispetto alle informazioni che abbiamo in questo momento, non sappiamo come viene fatta. Di che cosa? Di come dovrebbero trovarsi i dati. Cioè, ci dice che i dati, grosso modo, dovrebbero stare tutti compresi entro questi due numeri. Se tiriamo su qui, per esempio, vediamo che c'è un dato che esce dal baffo destro. C'è il sospetto, quindi, in base a queste elaborazioni teoriche che in questo momento non vi ho elencato, che quel dato sia un outlier. Cioè, cosa succede? Qual è la probabilità che io leviti perché tutti i miei atomi improvvisamente vanno da una parte? No? È una probabilità infinitesima. Se la vado a calcolare, la probabilità mi porta ad un tempo più lungo della vita dell'universo, ed è anche, però magari un giorno mi osservate che mi sollevo. Allora voi avreste osservato un evento rarissimo che in teoria ha una frequenza più lunga della vita dell'universo, però l'avreste osservato. Questo è un outlier. Può capitare in una serie temporale, in un campione, di osservare dei valori che, se noi potessimo estendere il nostro campione indefinitamente o in una certa misura, osserveremo comunque molto raramente. E questi valori mi vanno a falsare un po' la mia distribuzione del campione. E qui intanto ci fermiamo per